sono. Francesco Pellicini, sì. Direttore artistico del Teatro Giunta Pasta, oggi la presentazione della stagione. Quali sono le novità? Beh, la novità innanzitutto che festeggiamo 30 anni di lavoro passionale, noi abbiamo preso gli ultimi 4, però chi ci ha preceduto l'ha sempre fatto con grande passione e con grande amore, perché per fare teatro bisogna avere passione e amore, oltre che un pizzico sangue di follia. È una stagione molto forte, dai nomi altisonanti. Io quest'oggi ho fatto una presentazione sui generis. Pensavo di lasciare ovviamente al cartaceo, all'online, il fatto di verificare tutti questi grandi nomi e parlare ovviamente della vita teatrale. Ci tengo a sottolineare però che senza nulla togliere alle precedenti abbiamo fatto, mentre si spengono le luci, una stagione davvero coi fiocchi. La stagione è pronta, ci sono i 30 anni, ma hai anche voluto parlare degli ottimi risultati delle 3 stagioni precedenti. Hai puntato un po' su questo la tua, sì, presentazione. Vogliamo far accendere le luci in diretta, sì, intanto. Antonio, scusi, ci accendi le luci che stavamo facendo un'intervista? Prego, prego. Poteri. Questo è il bello della diretta. Insomma, anche potere. Grazie, direttore, Antonio. Artistico. Sì, dicevo assolutamente di sì, che 3 stagioni. Tu sai perfettamente che hai seguito passo dopo passo l'inizio. La prima è stata travagliata perché siamo entrati in corsa a 10 giorni, proprio quando ormai le stagioni erano già concluse, però l'abbiamo fatto. Il vero frutto lo abbiamo raccolto nelle 2 successive stagioni. Una è veramente stato un boom con oltre 90.000 euro, come dicevo, di incassi tirati via tutte le spese, e poi quella appena conclusa con 65.000 euro di incassi. Non voglio parlare di fredde cifre, voglio parlare dietro a queste fredde cifre c'è comunque un grande lavoro, per cui sono davvero contento, insomma. Un altro aspetto su cui insisti sempre durante le presentazioni, per chi c'è in questo periodo estivo con le novità, è quello sul grande attaccamento della città per il proprio teatro, no? Tu hai parlato di un attaccamento viscerale e nessuno meglio di te, che sei il direttore artistico su cui tutti gli anni si parla della stagione, sai il grande legame di Saronno per il proprio teatro. Assolutamente. Allora, noi attori si dice che ci mettiamo una maschera e quando ci convenga dobbiamo dire le cose per quelle che sono, e invece sono realmente così. Io comunque vivo nei teatri, li frequento sia come attività attoriale ma anche come direzione artistica, e ho sempre davvero notato con grande occhio sensibile questo piacere dei saronesi di venire. Faccio un breve inciso, se mi è possibile. Sì, certo. Allora, la provincia di Varese, in un arco, un fazzoletto molto ristretto, ha Varese, Gallarate, Saronno, Busto Arsizio, e poi si devia un attimino, si è già su Legnano, Milano. In tutto questo, diciamo, fazzoletto di chilometri ci sono tanti teatri importanti. Anche misurandomi con gli altri direttori artistici, loro stessi ti dicono: cavolo, Saronno ha questa bella presenza, noi dobbiamo faticare ancor più per cercare di dare dietro. Quindi questo è un aspetto che ci responsabilizza sicuramente, ma che ci fa e che fa onore ai saronnesi, insomma. Grazie mille. Grazie a voi, davvero, grazie e buona continuazione.